Bagni rotti, finestre coperte con pezzi di cartone, serrande divelte, situazione sempre più insostenibile al liceo scientifico Filippo Masci di Chieti, tra opere di manutenzione completamente assenti e la promessa di un trasferimento all'ex caserma Berardi che ormai va avanti da 10 anni. Altro che termosifoni rotti, la protesta dei circa 400 studenti stamani in corteo direzione Palazzo della Provincia è più che motivata. Intorno alle 10 poi una delegazione è stata ricevuta dal presidente della provincia Francesco Menna e dalla consigliera provinciale Silvia Di Pasquale. Sul tavolo in primis la situazione trasferimento. I lavori sono stati ultimati ma vanno risolte alcune criticità segnalate dalla stessa scuola e definite alcune questioni burocratiche. Per quanto riguarda invece la manutenzione, a fine mese andrà in approvazione il bilancio. In quella fase si avranno informazioni più precise per capire meglio la capacità di spesa per dare il via ai lavori. Ma intanto, dal confronto tra gli studenti e l'amministrazione provinciale, alcuni paletti sono stati fissati. Martedì prossimo un incontro al quale parteciperanno dirigenti da provincia, i vertici scolastici e i rappresentanti degli studenti per fare il punto sul trasferimento, smentita seccamente a tal proposito la possibilità che alla Berardi vadano gli studenti dell'ITIS Savoia piuttosto che quelli del Masci. E sempre in quella sede verranno fissate scadenze più certe per quel che riguarda i lavori di manutenzione. La Berardi è destinata per sua natura al Masci, al liceo scientifico Masci. Non ci sono rischi di alcuna natura, le voci purtroppo vanno sempre in giro, voci, malelingue, maldicenze, non è così, forse è fatta apposta, artatamente da qualcuno a cui piace creare anarchia e casino, ma il 13 sarà il giorno in cui si metteranno dei punti fissi in modo tale che questi ragazzi potranno avere certezze per loro e per le future generazioni. Sì, siamo soddisfatti comunque di essere riusciti ad avere un incontro con il Presidente, anche con il Consigliere, e siamo riusciti ad ottenere novità per quanto riguarda sia la manutenzione che la nostra futura sede, che è la Berardi, ed è questo il nostro intento. Siamo soprattutto orgogliosi dei nostri compagni che hanno tenuto testa a questo corteo e che hanno fatto capire l'importanza anche di noi studenti. Sappiamo farci sentire e il Masci oggi l'ha dimostrato. Ringraziamo il Presidente e per averci dato anche una data certa di un incontro che riguarderà tutte quante le problematiche della nostra scuola e speriamo che riuscirà a soddisfare anche tutti quanti i ragazzi del Masci e le collaboratrici, i professori, perché come noi loro vivono gli stessi disagi.